Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Deucci e come al solito vi do il benvenuto a questo nuovo video di argomento Pathfinder GDR. Do voi il benvenuto in questo nuovo video in cui tratteremo specificatamente una classe, la classe alternativa al ruolo di stregone del nostro primo video la settimana scorsa. È la classe, la controparte, potremmo chiamarla la classe avversaria, poiché un incantatore arcano sceglierà o la via del mago, quindi il ruolo di oggi, o la via dello stregone. Detto questo, andiamo a vedere più in profondità, ragazzi, insieme, quello che è il ruolo del mago. Allora, come al solito, andiamo a osservare quindi le caratteristiche, le specifiche della nostra classe. L'allineamento, come potete vedere, è casuale, viene scelto ovviamente senza alcuna restrizione. Il dado vita è, come quello di ogni incantatore arcano, il dado vita base, il dado vita più basso fra tutti i dadi vita, quindi il D6. Le nostre abilità di classe sono valutare, artigianato, volare, tutte le conoscenze, tra le quali spiccano arcana, natura, religione e piani, professione e sapienza magica, altrettanto importante. I nostri gradi abilità per livello sono 2 più modificatori di intelligenza. Sebbene bassi, verranno compensati dal nostro notevolmente alto modificatore di intelligenza. La competenza in armi e armature è molto molto limitata. Sulle note degli Zero Project ora andiamo ad analizzarla. Sono quindi competenti con la mazza, il pugnale, la mazza ferrata e i due tipi principali di balestra, quindi balestra leggera e balestra pesante. Non sono competenti in nessun tipo di armatura e scudo, e questi interferiscono nel normale svolgimento degli incantesimi. Incantesimi, giusto a fagiolo, che i maghi lanciano in base al loro modificatore di intelligenza. Ebbene sì, il mago lancia sull'intelligenza, quindi classe difficoltà CD e livello massimo di incantesimi che si possono lanciare sono basati tutti sull'intelligenza. Per la classe difficoltà degli incantesimi sarà 10 più il modificatore di intelligenza più il livello dell'incantesimo. Per quanto riguarda imparare, preparare e lanciare incantesimi, bisogna avere un modificatore di un livello di intelligenza pari a 10 più il livello di incantesimo. Quindi il livello minimo per lanciare un incantesimo di nono è 19, come il livello minimo per lanciare incantesimi di primo livello è l'11. Ebbene, il mago guadagna incantesimi bonus al giorno in base sempre al nostro modificatore di intelligenza, e tuttavia, non essendo un incantatore spontaneo, li deve preparare. Per prepararli deve aver riposato un quantitativo sufficiente, diciamo. Standard è paragonabile alle 8 ore, ma è opinabile ovviamente in base alle decisioni del vostro narratore, e deve essere ben riposato. Quindi può aggiungere il linguaggio draconico ai suoi linguaggi in sostituzione di uno di essi, e ha di primo livello la possibilità di scegliere un legame arcano. Il legame arcano, ragazzi, è quindi un legame che proviene dall'antichità, quindi dai poteri di magia primitiva, che vanno a formare un vero e proprio collegamento magico tra l'incantatore e una terza parte. Questa terza parte può avere due forme. Può avere due forme in quanto può essere un oggetto legato o un famiglio. L'oggetto legato può essere un'arma, un anello,
una verga, un bastone, insomma, un oggetto che si possa tenere in mano, che sia, non sia particolarmente importante e che sia legato al background del nostro personaggio. Questo oggetto, se è un'arma, avrà anche la capacità, la caratteristica di essere perfetto. Quindi sarà un'arma più uno, che darà più uno tiri per colpire e ai danni. Ebbene, detto questo, qual è la maggiore motivazione per cui noi possiamo scegliere l'oggetto legato? Ebbene, questo oggetto ci dona incantesimi bonus. Ok? Dunque, il famiglio, invece, è un animale che ci seguirà e avrà determinate caratteristiche. Potrà essere potenziato con alcuni talenti, ma parlando del famiglio arriveremo poco più avanti. La classe del mago deve essere specializzata, perché sennò si parla di un mago universale o universalista. E tuttavia, dall'esperienza, questo mi dice che non è mai divertente da giocare, perché non dona capacità poliedriche. Il mago perde la sua ecletticità, il mago perde anche il suo fascino, devo dire. Ma comunque, andando più in profondità nelle scuole arcane, le nostre scuole arcane sono abjurazione, ammaliamento, illusione, invocazione, evocazione, necromanzia, trasmutazione e la scuola universale. Per esempio, se noi scegliamo la scuola di trasmutazione, una delle mie due preferite assolutamente, noi ogni giorno avremo la possibilità di preparare un determinato numero di incantesimi soltanto con slot, soltanto della nostra scuola specializzata. Poiché, come vedremo dopo, abbiamo una particolare devozione alla nostra scuola, che si manifesta altresì in un'avversione nei confronti di due scuole che diventeranno scuole opposte o scuole proibite. Questa scelta, sia quella della scuola prescelta, quindi la nostra scuola arcana, e le scuole proibite, deve essere scelta di primo livello e non può essere cambiata. Inoltre, il mago ha il privilegio di classe trucchetti, che quindi gli permette di preparare trucchetti che come nessun altro dei loro incantesimi non sono consumati quando usati, quindi possono essere riutilizzati, sebbene stando all'interno dei propri slot per i trucchetti. Trucchetti delle scuole proibite, ok, consumano due slot incantesimi anziché uno per essere preparati per quella giornata. Al primo livello, ora andando a terminare la descrizione generale del mago, guadagna scrivere pergamene come talento bonus. Al quinto, decimo, quindicesimo e ventesimo livello guadagna un talento bonus di metamagia, creazione degli oggetti o di maestria degli incantesimi. E come dicevamo prima, ha questo libro degli incantesimi che contiene tutti i trucchetti più tre incantesimi di primo, più altri incantesimi di primo pari
al proprio modificatore di intelligenza. Il libro deve essere tenuto come il proprio cuore, come un oggetto importantissimo, poiché esso è veramente un oggetto importantissimo, perché perso quello un mago non può più preparare i propri incantesimi, quindi dovrà ricomprarsi un libro, riscrivere tutti gli incantesimi, quindi pagare moltissime monete. Perciò è consigliabile sempre portare già di primo livello e spendere alcune monete per comprarsi un secondo libro di incantesimi su cui poter scrivere allo stesso modo gli stessi incantesimi che conosciamo. Una vista ora delle scuole arcane, abbiamo detto scuola di abjurazione ad esempio, guadagniamo delle resistenze, una resistenza a 5 a un elemento di nostra scelta che andrà a aumentare, no, della nostra progressione per i livelli. E due caratteristiche, due poteri, se vogliamo, che potremo utilizzare una volta volte al giorno pari a 3 più il nostro modificatore di intelligenza generalmente. Come potete vedere da questa tabella, una tabella riassuntiva, il nostro bonus di attacco base è mezzo, quindi andremo a più 10 più 5 al ventesimo. Il nostro TS migliore è quello sulla volontà, TS bassi sono quelle su sia tempra che riflessi, e le nostre incantesimi al giorno sono tre trucchetti e un incantesimo di primo livello, più un bonus pari al nostro modificatore di intelligenza. Detto questo, passiamo avanti, andiamo a vedere. I primi famigli che avere, possedere, sono questi, quindi dal pipistrello alla lontra, il gufo, la scimmia, la lucertola e così via. Ognuno di questi ci dà un bonus, che può essere ad esempio più 3 punti ferita, più 2 riflessi, più 3 a volare e così via. E allo stesso modo il nostro alcune caratteristiche, quindi avrà degli attacchi, dei tiri di salvezza, come dice questa nostra tabella. Il nostro famiglio avrà quindi di primo livello un più 1 all'armatura naturale, 6 di intelligenza, avrà allerta come talento bonus, quindi in pratica quando, come potete vedere qui, quando il famiglio sta a portata di braccio, ma comunque nel giro di, non so, 3 metri, ovviamente anche questo appannaggio del proprio narratore, tuttavia può essere arrotondato in linea di vista, o a breve vista, insomma. Improved Vision, in pratica si parla a livello del ladro che guadagna questo di secondo livello, se non ho errato. In pratica con una spell, un incantesimo, che va a intaccare i TS sui riflessi, se questo TS viene superato, il nostro famiglio prenderà nessun danno anziché prenderne metà. Se invece verrà fallito, prenderà soltanto metà dei danni. Poi c'è Share Spells, quindi condividere incantesimi, che in pratica ci permette di castare sul nostro famiglio incantesimi con bersaglio personale, quindi che dicono l'incantatore guadagna. Il legame empatico: se un famiglio è all'interno di un miglio dal proprio padrone,
possono entrambi comunicare telepaticamente. Ebbene, questa è una prima descrizione del nostro mago. Ora andiamo prima di tutto a descrivere il ruolo del nostro mago, perché è la parte critica principalmente di quello che è la sua descrizione. Scusatemi se mi dilungo su questo fatto, perché tuttavia ho un motivo. Il mago è il personaggio, probabilmente è uno dei personaggi più potenti del gioco, perché con gli incantesimi un mago di alto livello può fare praticamente tutto: rovesciare il mondo, alterare la gravità e tutto quello che vi viene in mente. Ebbene, proprio per questo il mago, la scelta di un mago deve essere basata su determinate caratteristiche. Non bisogna giocare per il power play, quindi non bisogna assolutamente giocare per la potenza del proprio personaggio, ma motivare ogni singola scelta tramite il nostro background e essere utili per la squadra. Utili per la squadra non vuol dire giocare semplicemente per punti esperienza, lanciando, non so, di primo livello, preparando 3 o 4 mani brucianti, lanciandole finché non si esaurisce e aspettare che il nostro team faccia il resto. No, questo non è essere utile alla squadra, perché non ci sono soltanto i danni. Se noi fossimo maghi solo per far danno, a parte che sceglieremmo lo stregone perché lo fa meglio, semplicemente quello, soprattutto con le parole del potere, noi possiamo avere uno spettro di azione larghissimo, dalla trasmutazione, dal cambiare oggetti, cambiare il nostro terreno di gioco, evocare creature, far danno, buff, debuff agli avversari. Abbiamo una quantità di incantesimi elevatissima, sgravata se volete, e proprio per questo va utilizzata per quello che è, cioè per la sua poliedricità, per la sua variabilità, per i suoi infiniti campi di pertinenza. È molto divertente un mago da giocare, ma un mago da giocare è molto divertente anche per i propri compagni se li aiuta e non vuole fare a one man standing, cioè facciamo tutti danno, se muore qualcuno faremo una nuova scheda personaggio. No, se muore qualcuno è brutto, vuol dire che qualcosa non è funzionato. Sono un GM che crede che la morte di un personaggio sia anche un proprio fallimento. È molto meno divertente se un personaggio comincia a morire o se più personaggi cominciano a morire, specialmente ai primi livelli, perché viene a meno la propria esperienza. Quindi, ragazzi maghi, in sostanza, giocate di squadra. Scegliete anche con i vostri compagni e soprattutto col vostro narratore i vostri incantesimi. Detto questo, non voglio annoiarvi oltre. Cominciamo ad andare a vedere gli archetipi. Andiamo a vedere quindi la nostra Advanced Player's Guide, che ci propone le varianti delle scuole arcane, le scuole arcane elementali. Abbiamo quella dell'aria, quella del fuoco, possiamo avere anche quella dell'acqua, quella della terra, e l'unica variante che abbiamo rispetto alle scuole arcane normali è che sì, sono un po' meno potenti, se vogliamo, meno divertenti, non ci donano dei grandissimi bonus come poteva essere la scuola di trasmutazione, che ci dà un più 2 a una caratteristica come costituzione, quindi caratteristiche fisiche. Tuttavia ci permettono di avere una sola scuola proibita, quindi per maghi non specialistici oppure specialistici ma che vogliono utilizzare scuole
po' meno usate o che ritengono comunque importanti la maggior parte di queste scuole, possono scegliere una scuola elementale e quindi avere soltanto la scuola che intendono usare di meno come scuola proibita. Detto questo, abbiamo anche le scuole arcane focalizzate, che sono delle scuole arcane come ad esempio paragonabili alla stirpe saggia dello stregone, quindi una stirpe arcana con una modifica. Allo stesso modo, Admixture School ad esempio è una modifica alla scuola di invocazione, poiché evocation in inglese è invocazione in italiano. La nostra evocazione è conjuration. Ok, io ci ho messo un mese più o meno per capirlo, scusate l'ignoranza, ma è così. Ebbene, queste diversità sono le più varie, possono a volte essere portate come dei bonus, a volte tolgono qualcosa di importante. Questo è allo stesso modo una vostra scelta. Detto questo, andiamo a Ultimate Magic. In Ultimate Magic la più grande variazione sta nelle scoperte arcane. Le scoperte arcane, come nell'alchimista, possono essere scelte o in sostituzione di un talento ai livelli dispari, oppure in sostituzione a un talento bonus di quelli del mago. Le scoperte arcane sono, come ad esempio, l'immortality, che ci permette di non prendere più malus per l'avanzare d'età, non si prendono malus fisici sempre dell'età, e se abbiamo già alcune di queste penalità vengono tutte rimosse. Possiamo scegliere questa scoperta se siamo almeno di ventesimo, un mago di ventesimo, attenzione. Sottolineo mago di ventesimo per introdurre anche il problema del multiclasse. Ebbene, il mago non va multiclassato, sono abbastanza categorico in questo. Sono molto divertenti le classi come l'arciere arcano e il mistificatore arcano, assolutamente divertentissime per quello che mi riguarda, soprattutto il mistificatore arcano. Tuttavia, ragazzi, tuttavia, devono essere dosate poiché sono difficili da giocare. E devono essere, e il cambiamento di classe deve essere ben specificato e ben portato in avanti nella nostra progressione con il nostro background sempre aggiornato. Per questo è molto difficile multiclassare col mago. Poi che siano potenti o meno potenti, possiamo aprire un altro discorso. Io stavo soltanto discutendo a proposito del nostro roleplay. Ebbene, potete vedere altre scuole elementali, quindi come quelle del metallo, del legno e alcuni archetipi come lo Scroll Master, che in pratica utilizza le pergamene e utilizzerà solo quelle. Ci sono moltissimi altri archetipi come lo Spellslinger ad esempio, che è un incantatore magico, un incantatore arcano che utilizza le armi da fuoco e può incanalare nelle cartucce di queste armi da fuoco un incantesimo, ma sono archetipi molto difficili e molto selettivi riguardo alla campagna, e non mi sento di proporveli almeno all'inizio. Detto questo, passiamo a Inner Sea Magic. Ebbene, in Inner Sea Magic abbiamo altre varianti, altri archetipi. Abbiamo il Flash Warping, che in pratica è una modifica alla evocazione, alla conjuration, che ci permette di avere alcuni bonus e creare delle creature
specie di creature mutanti, degli zombie, chiamiamoli così, dei Frankenstein. Delle creature, non c'è una parola singola per definire Flesh Warped, in pratica sono ammassi di carne, sono pezzi di carne uniti e ricuciti come se fossero i mostri di Frankenstein, per dare l'idea. Le quali creature hanno abilità particolari, hanno modificatori e prendono dei bonus anche d'abilità. Abbiamo allo stesso modo la magia primitiva. Ogni incantesimo viene aggiunto un effetto variabile determinato dal dado in percentuale. Abbiamo l'archetipo che ci permette di utilizzare i mazzi, l'arrowing e le pergamene, lo shadow casting, che tuttavia è migliore a mio avviso per uno stregone, quindi non mi sento di proporvelo per un mago, e tattoo magic, the same as before. Il mago di Talassonia è un archetipo che ci permette di avere moltissimi incantesimi extra, tuttavia è ristrettissimo per quanto riguarda la nostra scelta, perché come potete vedere sono già predefinite le scuole alternative e le scuole proibite. Detto questo, vorrei parlare brevemente dell'equipaggiamento. Come al solito, prendete un aramaki, ragazzi. Un aramaki ci permette di avere un più uno alla CA senza avere nessun tipo, e ripeto, nessun tipo di malus. E vi consiglio ovviamente pugnale, mazza, balestra leggera, direi, e se proprio volete, avete soldi, avete un po' di soldi extra, un altro pugnale, perché utilizzare prestidigitazione su un vostro pugnale ha il suo perché, ragazzi. Detto questo, finiamo coi tratti. Siamo sulla pagina dei tratti magici del nostro Ultimate Campaign. Avete le riduzioni del danno, avete alcuni bonus alle abilità, avete ad esempio Magical Knack, che di cui abbiamo parlato per lo stregone, ma non ve lo consiglio per il mago. Invece, cosa che vi consiglio altamente è Magical Lineage, visto che voi abuserete dei talenti metamagici. Magical Lineage permette di abbassare di uno i livelli che vengono aggiunti al nostro incantesimo per l'utilizzo di talenti metamagici su quegli incantesimi. Quindi utilizzare Mani Brucianti e alzandolo di 3 livelli con un talento metamagico verrà alzato soltanto di 2 con Magical Lineage, se la vostra spell di lignaggio magico, così si chiama il tratto in italiano, è Mani Brucianti. Poi vi dà la possibilità di castare trucchetti capacità magica alcune volte al giorno. E ovviamente assieme a questi abbiamo tutti i nostri tratti da combattimento, quindi quelli che aumentano i nostri TS, e i tratti, sempre molto utili, per diplomazia e le abilità sociali. Detto questo, ragazzi, io penso di avervi annoiato anche abbastanza. Sulle note sempre di Zero Project, io vi ringrazio di cuore e abbraccio chiunque di voi stia guardando questo video e mi abbia supportato fino a questo punto. Ringrazio soprattutto i ragazzi che stanno cercando di darmi consigli e di aiutarmi col mio lavoro, perché io li apprezzo veramente moltissimo. Cerco di accontentare voi il più possibile e cerco di divertirmi e lavorare assieme a voi e assieme al mio gruppo nel modo più sereno possibile.
Detto questo, io mi sto divertendo moltissimo e lo devo a voi ragazzi, perciò qualunque cosa voi pensiate, se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace, thumbs up per il mago, se ne siete a favore potete benissimo iscrivervi al mio canale, fatelo ragazzi per rimanere sempre aggiornati, come ad esempio questa settimana che siamo riusciti a pubblicare due video, cosa straordinaria visto i nostri impegni. E quindi niente, vi lascerò il link ancora una volta per il nuovo account, il nuovo profilo di Twitter su cui noi potremo lasciare i nostri account, i nostri commenti per suggerimenti, consigli e perché no, la creazione di un nuovo gruppo di gioco. E quindi rimando a voi il tutto. Buon divertimento con Pathfinder, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Deucci.